Allora, ragazzi, brevissimo tutorial sulla mano sinistra, soprattutto nell'eseguire il boogie-woogie. Boogie-woogie lo conosciamo tutti, è quel ritmo è una musica più che altro da ballo che è uscita negli anni 30, anni 40, e in Italia è arrivata con la Seconda Guerra Mondiale, insomma, l'hanno portata gli americani, ed era la musica più diffusa allora da ballo, no? Allora, come si esegue? Allora, innanzitutto voglio dire che voglio fare questo tipo, che è diciamo quello più classico, quello che abbiamo visto nei film in bianco e nero degli americani, quello abbiamo sempre visto, questo più famoso, diciamo. Dopodiché, sempre molto famoso, c'è un altro tipo di boogie che è. Ora mi interessa farvi vedere la mano sinistra perché la destra c'ha innumerevoli, ripeto, innumerevoli. Potete inventarvi quello che vi va. Eccetera, eccetera, addirittura. Eccetera, eccetera. Insomma, volevo farvi vedere che ci sono tantissimi modi di seguire la mano sinistra che però rimane sempre sia in questo che in questo con il modo blues, ovvero sia accordo di tonica sottodominante dominante. Quindi primo, quarto, quinto. Sono questi i tre accordi che si alternano, si trovano nel boogie-woogie, nel blues, eccetera, perché il boogie-woogie è comunque derivato dal blues e il nome non si sa che significa, non si sa chi l'ha inventato, non si è mai saputo. Comunque è più che altro una musica da ballo. Addirittura i primi boogie-woogie, le parole parlavano proprio delle mosse che doveva fare il ballerino, quindi è come il ballo di Simone, no? Butta in aria le mani, poi falle girare. Così era il boogie-woogie, cioè le parole erano praticamente le mosse che doveva fare con le, più che altro con le gambe, perché era ballato abbastanza velocemente. E quindi è uscito fuori o in 6 battute o addirittura in 12, cioè ci sono moltissime variazioni, no? Anche questo qua che io faccio in questa maniera era pure. Ok? Io lo faccio e non solo io chiaramente, così perché c'è il Mi bemolle che rispecchia un po' più il blues, no? Dove abbiamo l'alternanza fra maggiore e minore, no? Quindi facendo. Sentite? Poi va sul Fa. Allora, come si fa? La mano sinistra, partiamo da quello classico, che forse è anche più facile all'inizio, no? Allora abbiamo Do, Mi, Sol, La, Si bemolle e poi torna indietro. La, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, La, Si, La, Sol. Due volte. Arrivati al Mi si passa al Fa, cioè alla quarta, 1, 2, 3, quarto, come dicevo prima. E da Fa, La, quindi praticamente è l'accordo Fa, La, Do, Re, Mi bemolle, Re e torna indietro. Re, Mi. E poi di nuovo. Do, Mi, Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, La, Si, La, Sol, Mi. Poi si passa al Sol. Sol, Si, Re, Mi, Fa, Mi, Re. Una volta poi il Fa.
come prima. E si ritorna al do. Ok? All'inizio alcuni facevano un'interruzione a un certo punto per poi riprendere. Ovvero sia, vi faccio un esempio, cioè arrivati 2, poi sol, e poi ricominciava. Stavolta però con 12 battute, capito? Quindi la mano destra invece, se vogliamo fare quello classico, inizia col mi sol do, mi sol do, mi sol do, ok? Per finire il secondo accordo sempre sul mi, passa al fa, fa la do. Finisce sul la stavolta e poi riprende mi sol do. Poi sul sol, sol si re. Ovvero sol fa diesis sol. Sol diesis, la, la diesis, si, do. Per poi riprendere, dicevo, da capo. Possiamo anche fare cominciare a fare delle variazioni. Una di quelle più classiche è il classico. Allora, scusate, riprendo. Come si fa questo? Si prende un do, potete prenderlo anche qui all'inizio. Sempre in levare, no? Sono quattro battute, no? Quattro, diciamo, accordi, quattro volte l'accordo. L'ultimo, in questo caso, è sul sol. Poi do minore col fa. Qui vicinissimo, poi re minore con la destra, di nuovo do minore, e questa è una delle tante variazioni che si possono fare, no? Oppure eccetera eccetera, cioè le variazioni sono infinite, no? C'è chi si sbizzarrisce con dei rulli, ma dipende dalla vostra abilità quello che potete fare. Ricordatevi che importante è lavorare, in questo caso che siamo con il do, cioè in questa tonalità di do, potete sbizzarrirvi con la scala di do minore blues. Quindi sempre ricordatevi che stiamo usando il mi bemolle, il si bemolle, e quindi possiamo benissimo usare la scala del do blues. Allora, veniamo all'altro tipo di blues, stavo dicendo, di boogie-woogie, che è quello un pochino più complicato, no? Che nasce... Però a me piace più... Questo qui, uno dei pezzi più famosi di questo qui è il Swanee River Boogie, che è praticamente il boogie woogie del il Swanee, mi sa che è in cigno o qualcosa del genere. Come lo faccio io?
Do Sol due volte, Mi bemolle Mi. Bemolle, Mi normale, di nuovo Sol, Do, poi La Sol, poi passi al Fa, accordo di Fa, Fa Do, La bemolle, La naturale, Do, Fa, Re, Do. Poi sul Sol, Si bemolle, quindi Sol, Re, Si, Si bemolle, Si naturale, Re, Re, Sol, Mi, Re. Mi devo allenare un pochettino per poi... Sono suonatore di Boogie Woogie, ci sta gente molto più veloce e più abile di me se andare a vedere a fare queste cose. Vi sto soltanto indicando la mano sinistra come deve andare. Allora, dicevo, si possono fare un'infinità di variazioni, no? Una delle più classiche. Si fa questa, semplicissimo, si attacca il levare, quindi prima si fa l'accordo, poi Re, Mi bemolle, Mi, Sol, Do, dopodiché qui si va sul classico Fa, e qui invece si fa Sol, La, Sol, La bemolle, La, Do, Fa. Poi si ritorna sul Do, poi qui si va sul Sol, vedete qui faccio Sol, Sol diesis, o La bemolle, Sol, La bemolle, La, Do, Fa, poi quando ritorno invece sul Fa, sempre dal Sol, però Do, Mi bemolle, ok? Faccio piano piano, eh. Sul Sol, questa è una delle variazioni, poi si attacca anche con, non so se l'ho già detto prima, con, questo è un Do pieno, con l'ottava addirittura, che a differenza di qua, nell'altra variazione, dove si fa per quattro volte, quasi a scandire proprio le mosse del ballo, no? Qui invece è meno da ballo questo di Boogie Woogie. Due volte, sempre in levare. Quando si va sul Fa, Do minore. Per poi ritornare sul Do. Minore quando si va sul Sol, si ritorna sul Do minore col Fa, si rifinisce col Do. Poi una delle variazioni è una scala di, in questo caso, Do minore blues, che parte al contrario,
Quindi finito qua, no? E qui la finiamo sul fa. Ok, chiaramente. Picciato pure io, ma va bene, ci vuole molto allenamento. Questo famoso rullo, anche questo è un po' complicato, è più facile farlo su quell'altro perché è più ritmato. Ok, comunque a me interessava soprattutto farvi vedere la mano sinistra in un caso e nell'altro caso. La mano destra, più ne inventate, più ce ne mettete e meglio è. Ce ne stanno veramente un'infinità di variazioni e vi sbizzarrite sulla scala, nel caso state sul Do maggiore, vi sbizzarrite sulla scala di Do blues. E poi vi inventate, quante più ve ne inventate meglio è, d'accordo? Quindi chiudo qua questo breve tutorial, spero di essere stato abbastanza chiaro, soprattutto sull'impostazione un po' della mano sinistra, e ci rivediamo al prossimo video.